L'organizzatore ha visto le previsioni e ha detto che c'è il 65% di probabilità che il 12 piova. Pensava di mettere una tenda sul retro. Che dici? Non posso perdere tempo con questi stronzati. Jamie, siamo. Ok, ma poi non ti incazzare quando ti presenterò il conto, chiaro? Mio figlio mi ha chiesto 5.000 dollari per andare in Inghilterra a una gara internazionale di ballo. Ma il piccolo Ricky ci viene al matrimonio. Rick! Richard! Ma quante cazzo di volte te lo devo dire? Era il piccolo Ricky quando aveva 12 anni. Scusa, che avrò detto male? Comunque ci viene, no? Ti pare che si perde l'occasione di fare un foxtrot e un tango davanti a tutti? Senti, il ballo in pista è una forma d'arte valida come un'altra. Porta il nome mio, Richard. Povera disgraziata. Guarda mio nipote. Non potevo avere un figlio così. Accidenti, sei tornato con un umore pestifero oggi, eh? Senti, sono stata a casa a cucinare la tua cena e a prendermi cura di quella vecchia rompipalle tutto il santo giorno. Passa la voce, no, lo sai che sente tutto. Non stasera, le ho dato due Nembutol. Ho pensato che magari potevamo fare un po' di sesso, ma non è aria, eh? Ora servi questa cazzo di cena e vedi di stare zitto. Statti zitto tu! Ma perché tuo figlio ha la passione del ballo, credi che sia gay? E se anche fosse gay, scusa, mi dici che cazzo cambierebbe? Che fai, non mangi? O ti metti a frignare? Janice, lascia stare. Non sono dell'umore adesso.